Dopo due rinvii a causa del maltempo, si è svolta finalmente oggi sotto un sole quasi primaverile la Sbigolada di Torbole. Nell'ampio piazzale della Colonia Pavese, fin da mezzogiorno, centinaia di persone hanno preso d'assalto i tavoli per assaporare i prelibati spaghetti con le sardene di lago. Giovanni Civettini da 50 anni nel comitato Sbigolada di Torbole. E leggiamo che è da 1874 questa tradizione. Da cosa arriva questa storia? Nel 1874 in piazza a Torbole c'era questa distribuzione di spaghetti con il pesce per la gente, insomma, di Torbole, per la povera gente di Torbole. Perché allora i proprietari delle reti, delle barche e di tutta la campagna erano 4-5 persone. All'inizio della stagione della pesca e della campagna, diciamo, offrivano a tutti i loro dipendenti, a tutti i loro lavoratori, questo piatto di pesce nella piazza di Torbole. Da lì è nata questa tradizione che poi è continuata, diciamo, negli anni facendo. Non più come una volta così, ma per tutte le persone, insomma, non solo di Torbole, ma anche dei paesi limitrofi. Da 50 anni, Giovanni, sei nel comitato. È cambiato qualcosa in tutti questi anni? Sì, è cambiato moltissimo da allora. Avevamo quattro, prima con i paioli, ma io non c'ero ancora quando avevano i paioli tradizionali. Avevamo solo quattro pentole con l'acqua fredda tutte le volte. E si facevano un quintale e 20 di pasta. Adesso con le pentole con 4 quintali di acqua calda che tutte le volte prendiamo, riusciamo a fare, se il tempo ci assiste, 400 kg di pasta. Quindi quante porzioni? È circa 4.500-5.000 porzioni, insomma, nelle giornate come oggi, diciamo, perché oggi dopo due rinvii veramente è stata una giornata eccezionale. Da quest'anno tu lascerai il comitato, quali saranno le prospettive per il futuro? Ma io credo ci sono tantissimi giovani e una mano, diciamo, per quel discorso burocratico, perché ogni anno diventa sempre più difficile per le associazioni, credo per tutti i comitati, richiedere i permessi vari, dal sanitario, amministrativo, e le marche da bollo costano. E noi viviamo soprattutto dal contributo e dell'amministrazione comunale, che ringrazio fra l'altro, e dei cittadini. Abbiamo comunque un sostegno da parte della Cassa Rurale Alto Garda, dall'Ingarda Garda Trentino e dalla Coop Consumatori Alto Garda. Insomma, lunga vita alla Sbigolada. Credo che è una tradizione che debba continuare. E i giovani non mancano, anche se c'è da dire che i giovani vengono oggi e siamo in tanti ed è bellissimo, però domani ci sono da lavare tutte le pentole da mettere via. Ecco, comunque volevo ringraziare comunque tutti questi baldi giovani, perché l'importante è lavorare e divertirsi innanzitutto noi, perché è una festa, e divertire la gente che sta aspettando, anche deve aspettare, perché quando ce n'è tanta, ma 400 kg di pasta sono 5.000 persone e il tempo ecco, che stanno arrivando con un 10 kg di pasta pronta da condire.